Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io mi scuso fin da subito se inizio il video in questi stati, ma adesso capirete subito il perché. Praticamente oggi vado a provare insieme a voi la maschera oro, questa maschera che ho preso da Wish ancora mesi mesi fa. Infatti è un video che devo fare da una vita, mi dispiace, ma ormai l'avete capito che per me c'è bisogno di tempo per fare i video. È appunto una maschera oro che è già pronta. Io l'avevo presa in realtà perché pensavo fosse proprio l'oro in polvere, ma fa niente, tanto meglio perché così è già pronta. Come ingredienti all'interno troviamo amido di mais, talco in polvere, betaina, estratto d'aloe, oro, della mica colorata e degli aromi. Dice che nutre e idrata la pelle, contiene oro attivo che regola nutrizione della pelle, la rende soffice e ripara e la ripara, la levica e la illumina. Istruzioni: dopo aver pulito il viso, mescolare una parte di mix con dell'acqua, applicare la maschera sul viso e risciacquare con acqua dopo 15-20 minuti. Rifare la maschera 2-3 volte a settimana. Se volete risultati migliori, aggiungete anche un mix di essenze. E niente, dobbiamo aprirla e provarla. Io ho già preso una ciotolina, il cucchiaio, l'acqua. Poi il pennello per spalmarmelo addosso. Vieni. Gratino. E poi abbiamo l'ospite anche oggi. Questa non la puoi annusare, dobbiamo fare la maschera assieme. Riusciamo a non far malanni, guarda che non puoi saltare. Dunque, dal momento che sulle istruzioni non c'è scritto le dosi per un'applicazione, io incomincerò utilizzando. Bravo! Un cucchiaino per volta in modo da non farne troppa, insomma. Vediamo quanti danni riesco a fare. Che verso all'interno della ciotola e adesso vado ad aggiungere quindi un goccino d'acqua e poi vado a mescolare. Faccio un po' alla volta per evitare di farla troppo liquida o troppo poca. Ok. Ha un bel colore, molto molto intenso, però non è molto dorato in realtà, sembra più color ocra. Ah, c'è scritto che ha anche degli aromi del profumo, no, degli aromi, però in realtà non sa da niente. Adesso, come consistenza è abbastanza collosa, ma l'ho scelto io così perché preferisco che sia così piuttosto che vedermela colare per tutto il viso, che poi magari mi macchio pure. Allora, non riesco a vedermi molto bene da laggiù, credo che userò uno specchio un po' più vicino. Oddio, ha un colore bruttissimo. Per fortuna che alla fine non ha nessuna profumazione, perché preferisco che non ne abbia piuttosto che ce le abbia troppo forti oppure profumazioni che non siano gradevoli. Il colore è bruttissimo, anche se devo dire che applicato si schiarisce. Forse si sta già seccando? No. Ok, non è molto semplice da stendere, ma forse perché ho sbagliato le dosi di acqua e polvere, ma
sulle istruzioni appunto non c'è una dose precisa. Mi piace perché gli ingredienti comunque sono tutti buoni, a parte quella cosa degli aromi che non ho ben capito. Dato che gli ingredienti mi sembrano a posto, io lo farei anche sulla zona sotto gli occhi, in modo da provare a schiarirle un pochino. Ok, credo di averne messa abbastanza, neanche rimasta un pochino, anzi credo che forse basterebbe anche per un'altra applicazione. La maschera si secca e schiarisce. Adesso io aspetto che la maschera si asciughi, anzi c'è scritto di attendere 15-20 minuti, quindi aspetterò 15-20 minuti e poi ci rivediamo tra un pochino e secondo me la maschera avrà cambiato colore. Allora, sono passati circa 5 minuti, la maschera sta cominciando a seccarsi e infatti se vedete in alcuni punti è più chiara e dove sto parlando, dove muovo la pelle si sta alzando proprio la maschera e la parte secca si sta sbriciolando, quindi se io muovo la bocca o sorrido, insomma, le parti secche si cadono, si sbriciolano e cadono. Questo era l'aggiornamento, adesso aspettiamo altri 5-10 minuti e vediamo cosa succede. Dunque, ultimo aggiornamento, sono passati i minuti che c'erano scritti sulla confezione, la maschera è quasi completamente asciutta, manca proprio poco e poi vi porto vicino così riuscite a vedere bene. Ho fatto le stories su Instagram che sembro una mummia perché incomincio a far fatica a parlare. La maschera non mi ha dato fastidio per tutto il tempo, tranne negli ultimi 3-4 minuti perché sta incominciando a tirare e poi è diventata appunto tutta secca, tutta dura e mi fa un po' fastidio in queste zone qua, forse perché appunto tira un pochino. Qua vedete se mi avvicino un po' di più, cioè si rompe, andavo a vedermi, qua ne ho messa tanta e è molto molto secca e dura e qui dove sto parlando, se voi vedete, si è tutta crepata perché appunto sto parlando e lì cade giù, si sbriciola un pochino, ma per il resto è rimasta fissa, per esempio qua sulla fronte è tutta liscia liscia e non si è mossa. Adesso vado a lavarmi e torno subito, vediamo il risultato finale, che sono curiosa di vederlo anch'io. E niente, io mi sono lavata il viso, sciacquato bene tutta la maschera con acqua tiepida. Il metodo migliore per farlo è prima inumidire tutta la maschera in modo che torni di nuovo a assorbire tutta l'acqua e poi una volta che ha assorbito l'acqua andarla a rimuovere con la spugna. E niente, le prime impressioni le guardo adesso con voi, ho cercato di non guardarmi tanto mentre mi lavavo in modo da avere le prime impressioni con voi abbastanza immediate, ecco. Allora, devo dire che la prima cosa che noto è che la pelle è molto più luminosa e sì, sembra diciamo quasi ringiovanita, è un bel effetto, mi piace. Avevo qualche lieve rossore che è rimasto, però è leggermente diminuito rispetto a prima. Le varie macchie della pelle sono rimaste, però devo dire che mi ha pulito molto bene la pelle perché comunque ce l'avevo, avevo i pori dilatati e adesso invece si sono chiusi. La pelle sembra più liscia e levigata e sì, è più pulita anche qua del naso, insomma, la fronte, il mento, insomma la zona T che di solito è quella un po' più problematica, adesso è pulita molto bene, non è perfetta ancora ma è molto bene.
Io mi auguro davvero che gli ingredienti che ci siano scritti nella confezione siano quelli reali e che non siano messi così a caso. E niente, nonostante tutto, cosa dire di questa maschera? È economica, ha un bel effetto, non si stende benissimo e non è piacevolissimo da tenere gli ultimi minuti dell'applicazione. E non si toglie molto molto semplicemente, bisogna impiegarci un po' di tempo, comunque non è impossibile da togliere, insomma. E niente, io credo che la promuoverò, ne sono rimasta stupita perché in realtà non pensavo di avere questo tipo di risultati. Scusate, sto continuando a guardare la pelle per vedere se c'è qualcos'altro che devo dirvi. Vabbè, comunque niente. Finiamo così, direi che vi ho già detto abbastanza, comunque tutto quello che per il momento mi viene in mente, nel caso lo aggiungerò sotto nell'info box. Niente, con questo è tutto. Io spero che il video vi sia tornato utile. Lasciatemi scritto sotto tra i commenti quale video vorreste vedere prossimamente e se questa tipologia di video vi piace. Lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ricordatevi di attivare la campanellina, soprattutto adesso che ho cambiato giorni orari, potreste non trovare il video su YouTube e quindi la campanellina con le notifiche potrebbe tornarvi utile. E niente, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!